Continuando il nostro percorso bellissimo con il libro della Genesi e con questi personaggi, no? Già man mano stiamo vedendo che Abramo sta andando alla fine. Oggi abbiamo quello che si conosce come il sacrificio di Isacco, poi sarà il matrimonio del suo figlio con Rebecca e poi la morte di Abramo. E la figura di questo personaggio biblico sta già al finire. Per oggi, anche se noi lo abbiamo concepito come padre della fede, uno che si lascia portare, lo abbiamo visto in tutto il suo percorso, da quando lui è uscito da Ur de Caldea, diciamo la zona dell'Iraq, un po' il Golfo Persico oggi, ha fatto tutto un giretto fino ad arrivare, disse, qua, un posto molto interessante, no? Vai alla regione di Moria, Moria, Moria. Stiamo praticamente 18 secoli prima di Cristo e c'è una città che ancora non esiste, Gerusalemme, cioè Gerusalemme, la città della pace. Gerusalemme non esiste. Però si pensa, e Moria oggi non esiste, oggi, ma Gerusalemme sì, si pensa, si crede molto, che Abramo andò sulla montagna, cioè Gerusalemme sta sul monte, che è andato proprio nella zona di Gerusalemme. Mamma mia, già a chi stiamo pensando? A Gesù, perché la figura di Abramo, la figura di Isacco, è quella di Gesù. Lo faccio veloce perché è molto bello tutto questo. Prende il tuo figlio, il tuo unigenito, quello che tu ami. Vi ricordate? San Giovanni dice, Gesù, non lo so, andò a tale parte con il suo, l'apostolo che lui più amava, no? Che si pensa giustamente che era Giovanni, però alla fine sei tu e sono io questo. E quale deve essere l'unigenito? Anche se lui è il secondo figlio, perché il primo l'avevo fatto con Agar, la schiava. Cioè, quello che abbiamo detto in questi giorni, c'è uno sviluppo di santità, di cammino verso a Dio, che lo stanno facendo tutti nella famiglia. Dal vecchietto sterile con la sua moglie, che l'abbiamo detto ieri. Cioè dalla libera che è sterile e Agar la schiava che è fertile. Ognuno tiene un figlio, però Dio benedirà tanto uno come l'altro. Ma la benedizione principale se la prende Isacco, perché è il figlio della promessa. L'altro non è della promessa. Lui aveva pensato che lo doveva fare con la schiava di Agar. Perciò dice l'unigenito, sul monte che io ti indicherò. Abramo si alzò al mattino, ha preso l'asino e spaccò la legna dell'olocausto e si mette in viaggio. Poi, quando arrivarono dove dovevano arrivare, doveva già salire. Li mette la legna sulle spalle di Isacco, figura della croce, no? Figura di che il Cristo Gesù carica su di sé il legno della croce, che è i peccati di tutti gli uomini nati, morti, quelli che siamo ancora vivi oggi e quelli che ancora non sono nati. L'estensione della salvezza non è infinita perché la creazione non è infinita, però dipende dalla quantità di tutta l'umanità, ma anche della natura. Dice San Paolo che tutta la natura torna a un ordine, cioè tutto entra dentro il mistero di salvezza. Andiamo avanti. E le disse, prende il coltello e se vanno insieme. Però a me sinceramente mi è piaciuta una parte dove disse, fermatevi qui, io e il ragazzo andremo fin lassù. Ci prostreremo e poi ritorneremo, plurale, cioè
Io non lo so voi, io cerco di immaginare un papà che era sterile, che era impotente, o che la moglie era sterile, questo non lo sappiamo, però non poteva avere figli, che diventa vecchio. Dio le promette una moltitudine di figli, ma alla fine tiene solo uno. Cioè, non è che riesce a capire tanto. E dopodiché a questo lo deve proprio uccidere. Io non lo so. Il cuore in gola, come avrà fatto per salire? Dico, ogni passo che lui faceva sicuramente pesava. È come quando tu non vuoi andare un posto. Ti ricordi quando eravamo bambini, no? I genitori ci dovevano prendere per mano, in qualche caso anche dall'orecchio, no? Però presi dalla mano e portare, oh, no, non voglio andare, non voglio andare, non voglio andare, non voglio andare, no? Cioè, con quanto avrà pesato per Abramo, sapendo che cosa le aveva chiesto Dio, ma senza che lo sapesse il figlio e senza che lo sapesse né la moglie né gli schiavi, tutta la gente che lui portava, e lui andava con questa angoscia. Però dice, le dice, noi andremo e scenderemo. Dio si deve manifestare. Quella storia non può essere questa. Non può essere che Dio mi chieda di fare un peccato come assassinare, ma al proprio figlio. E poi quella della promessa. Qua ci deve essere qualcosa che non può essere. E così è la nostra vita. Così è la tua vita, la mia vita. Fino a quando tu non, la prima cosa è credere in una promessa. Noi non possiamo camminare, fratelli, senza una motivazione. Perciò tanta gente va a messa o partecipa in tanti gruppi e svolge attività anche nelle parrocchie, in comunità, fa volontariato, ma alla fine la vita non cambia. Perché? Perché non c'è una fede vera, è una fede di cartongesso, no? Oggi marmore, verde, dopo blu, triangolare, dopodiché viene l'altro e tiene un altro colore, è cartongesso, no? Passa secondo il turno. La fede non è così. Abramo ce le ha due promesse. La prima, sarà padre di una moltitudine. L'altra, ti darò la terra promessa. Ma non né questa terra, nemmeno una moltitudine fisica. Sennò che sarà tutto. Vita eterna e una moltitudine di credenti. Andiamo, perché è impressionante. Lo lega. Dice che prende il coltello, questo lo voglio leggere. Dice, poi Abramo stese la mano, prese il coltello per immolare il suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse, Abramo, Abramo, rispose, eccomi. Seconda volta che lo chiama. L'angelo disse, non stendere la mano contro il tuo figlio, perché ora so che tu temi Dio. Nella tradizione ebraica, raccomando anche la lettura dei quelli che si chiamano Midrash, perché io ripeto, il nostro cristianesimo non può essere ridotto ad andare a messa e sentire una chiacchiera o una bella omelia, un bel pensiero del prete. Non si può ridurre questo. Devi informarti, formarti, per sapere dare ragione della tua fede. È importantissimo questo. E ci sono racconti ebraici, perché non c'è questo catechismo nella mentalità ebraica, se no che è la scuola rabbinica, la scuola della parola, no? Dove i genitori sono i primi catechisti. Non è che, come purtroppo in un sistema moderno, in molti posti i genitori portano il bambino nella parrocchia perché una persona magari che sia preparata e magari pure sia una santa, e qua non prendo in giro, voglio dire una persona di pietà, che prega, che combatte, che cerca la conversione, le possa trasmettere i valori e se lo trasforma in cristiano. Poi torna a casa e che cosa trova a casa? Magari una famiglia che prega, magari una famiglia che vive i sacramenti,
Ma se non è una famiglia che vive i sacramenti e che prega e che segue a Dio, questo figlio portato al catechismo, se non c'è un'opera, un intervento veramente di potenza di Dio, perché non è che per forza deve essere marcio come genitore, magari potrà dare qualcosa. E dice un Midrash, che sono i racconti ebraici di come loro trasmettono la fede. Il papà, il capofamiglia, trasmette la fede ai figli, dice questo, che questo evento non è solo che prende il coltello e l'angelo dice, beh, fermati. No, dice un Midrash, perché l'azione deve essere svolta, non prima di svolgersi. Vediamo se mi faccio capire. Abramo ha preso il coltello, racconta questo Midrash, e quando già stava scendendo, l'angelo gli ferma la mano, perché ci deve essere quello. Ci deve essere, non è che prendo il coltello, va bene, ho visto, no. Ci deve essere quello di poter dire, qua, pom, e l'angelo gli ferma la mano. Adesso, ora, dice, ora, so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato il tuo figlio. E cambia, no? Cambia tantissimo. E là succede l'esplosione d'amore. Ecco l'agnello, ecco questo, e sta là, e quello sarà offerto, e c'è tutto. Fratelli, nella figura di Abramo, come ho detto prima, sembrerebbe che la sua missione è compiuta. Lui nemmeno lo sapeva, come tu non lo sai nemmeno io. Le prove che il Signore dice, in quei giorni Dio mise alla prova Abramo. Tutti noi siamo provati, il cristiano viene provato, ma non perché Dio dice, ah bene, a questo li faccio cadere dalla scala, a quell'altro un cancro, all'altro de vecchiaia, l'altro dall'incidente, l'altro mangiato dagli squali. Non è questo Dio che sta lì pensando come farti morire, se non Dio che permette lo sviluppo della tua libertà, ma anche della tua natura. E meno male che noi abbiamo le cellule che hanno un tempo di vita. Giustamente la scienza cerca fermare quel cronometro, perché il tempo si ferma, così uno non muore più. Perché? Allora viene perché? Perché lo scandalo della morte. Il cristiano no, noi entriamo in tutto questo, entriamo con gioia. Perché? Perché sappiamo che noi possiamo vivere quanto? 50, 100, 120 anni, paragonato con vivere fino all'eternità in Dio. Ma perché ci attacchiamo? Ma non solo ci attacchiamo a questo, ci attacchiamo alle cose che ci hanno costato. Ecco perché Isacco sta andando piano piano a rappresentare un idolo per Abramo. Il popolo deve imparare, cioè il popolo che sarà la discendenza di Isacco, noi 12 figli di Isacco, che saranno le 12 tribù del popolo di Israele, che verrà più avanti, che quella è la promessa. Abramo deve capire che questo figlio non è suo, questa è la promessa, e che lui deve superare l'idolatria, non deve cadere in questo paganesimo. Ed oggi, pensiamoci un po', qual è il tuo Isacco? Purtroppo oggi tante famiglie, sicuramente le vostre, può darsi di sì, può darsi di no, noi eravamo in 4 fratelli, però oggi le famiglie che hanno un solo figlio, e alla fine questo figlio, l'altro del palazzo tiene un altro figlio, e come si diverte, come sviluppa la sua creatività, come gioca, con che? Telefonino, qualcosa di virtuale, no? Però alla fine
Questi genitori lavora uno, lavora l'altro, più la nonna e il nonno, e allarghiamo ancora un po' più, i zii diventano viziati. Questo figlio non può toccare la terra, questo figlio non lo può toccare un goccio della pioggia, questo figlio deve essere avvolto in una campana di cristallo, no? Perché inizia, c'è la tentazione di idolatrare questo. Tornando alla domanda, partiamo da che tutti noi abbiamo un Isacco, partiamo da questa premessa positiva. Ho un Isacco. Qual è questo Isacco? La salute? La vita? Figli? Genitori? Soldi! 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 I beni materiali! L'idolatria di questo! L'affettività! Posti dove si occupano! Qual è il tuo idolo? Qual è questo Isacco di cui è l'impedimento per entrare alla vita eterna? Ma tu potresti dire, ma perché io sento questo e l'altro che viene, non lo so, a messa la domenica, tutte queste cose non le interessano, è perché l'altro riceverà la luce da chi viene illuminato. E Dio ti ha scelto per questo, perché noi possiamo essere diversi, perché noi possiamo non portare più un cristianesimo mediocre o un ministero sacerdotale mediocre, perché tu possa portare questo. Quante sono al buio nelle vostre famiglie? Quanti? E cosa fai? Che cosa stiamo facendo? Abramo è impressionante, perché lui dalla sua fede, adesso ora so, dice, come se non lo sapesse Dio, che tu metti a Dio sopra tutte le cose, sopra la famiglia, sopra gli affetti, che Dio occupa il tuo primo posto, sopra il tempo, Dio occupa il primo posto. Bellissimo. Il Signore ci sta invitando a mettere sull'altare questi sacchi, che può avere, ripeto, un nome e cognome, può avere una cifra monetaria, può essere qualcosa, però molte volte quello che ti impedisce di dare il salto quantitativo e qualitativo per la santità. Che il Signore possa farci scoprire questo. E il Signore disse ad Abramo: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato il tuo figlio, il tuo nipote, io ti colmerò di benedizione. Così sia.